I carabinieri della stazione di Catania Playa e del nucleo aeromobile di Catania hanno dato esecuzione all'ordinanza degli arresti domiciliari con braccialetto a carico di un 50enne e di un 30enne del posto in relazione al reato di furto aggravato. Il provvedimento trae origine dai fatti avvenuti nel primo pomeriggio dello scorso 26 gennaio, quando due malviventi sono stati soppresi nel cortile di un'abitazione di via Ippocampo di Mare, dove stavano ammassando una grossa quantità di generi alimentari e vari elettrodomestici, tutto appena rubato da una villetta confinante col giardino. In quel momento l'intervento di una pattuglia del nucleo aeromobile di Catania ha quindi permesso di sventare il furto in atto, essendo i carabinieri riusciti a fermare e arrestare subito il 50enne già aggravato da precedenti di polizia. Il più giovane invece, approfittando del fatto che i militari fossero impegnati a bloccare il complice, era fuggito scavalcando non solo la recinzione di quello stabile, ma anche di altre abitazioni confinanti, dileguandosi poi nelle campagne circostanti. L'arrestato è stato chiaramente subito perquisito, venendo trovato con addosso nelle tasche del suo giaccone ulteriore aree furtiva. Le attività ispettive sono poi state estese anche alla decente abitazione oggetto di furto. Mentre il 50enne veniva arrestato e su disposizione di questa autorità giudiziaria collocato agli arresti domiciliari, un'altra squadra di investigatori ha immediatamente avviato le attività di indagine, anche tecniche, volte a individuare il fuggitivo, riuscendo in poche ore a risalire alla sua identità, ovvero il 30enne pregiudicato. Il complice già arrestato, un furto aggravato, anche per lui il giudice ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari. Prosegue la campagna dell'Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra i giovani, come parte integrante della strategia di prevenzione attuata a livello nazionale. Un progetto, quello degli incontri con gli studenti, in cui quest'ultimi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militari dell'Arma, parlando di tematiche d'attualità, per contribuire a sviluppare in loro una coscienza civica. L'iniziativa ha coinvolto l'Istituto Scolastico Quirino Maiorana di Catania con numerosi incontri tra i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante e gli studenti che presso questa struttura frequentano le scuole medie inferiori. Il capitano Angelo Pio Mitrione e il luogotenente Luigi Lauriola, rispettivamente comandante della Compagnia di Piazza Dante e comandante della stazione di Piazza Verga, hanno orientato la loro visita a stabilire un dialogo costruttivo tra le forze dell'ordine e le nuove generazioni, trattando temi vicini ai ragazzi quali l'uso consapevole dei social network, cyberbullismo, il fenomeno degli haters, i cosiddetti leoni da tastiere e la violenza di genere, al fine di sensibilizzarli al rispetto verso l'altro, chiave importante di ogni relazione sana. I carabinieri hanno suggerito loro di approcciarsi alle notizie sempre con spirito critico e di confrontarsi con gli adulti quando hanno dubbi su ciò che leggono, vedono o sentono sulla rete. L'iniziativa è stata calorosamente accolta sia dalla direzione scolastica che dagli studenti, evidenziando l'importanza di tali incontri nella formazione dei più giovani e nella diffusione della cultura della legalità. Il sindaco metropolitano Enrico Trantino, in linea con il suo impegno per la promozione di politiche di sostenibilità e valorizzazione del territorio, ha chiesto la revoca dell'ordinanza cautelativa di chiusura della strada tra Cireale e Riposto, strada provinciale 212. La revoca dell'ordinanza è subordinata all'installazione di opportuna segnaletica stradale, cartelli verticali, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, automobilisti e ciclisti. L'inibizione al transito delle biciclette è quindi momentanea e vale fino all'installazione di segnaletica che tuteli la incolumità dell'utenza più vulnerabile della provinciale. Questa strada, caratterizzata da una rilevante presenza di ciclisti, è un patrimonio di grande valore turistico per il cicloturismo e rappresenta un importante asset per la nostra comunità. Durante la riunione sono state discusse varie iniziative e progetti volte a promuovere l'uso delle biciclette come mezzo di trasporto sostenibile e a migliorare le infrastrutture ciclabili nella nostra città. Il progetto politico del sindaco metropolitano include l'avvio di un processo di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla promozione di attività eco-friendly. Questo permetterà ai turisti di immergersi nella natura, visitare borghi e città storiche e scoprire la cultura locale in modo sostenibile. La decisione di revocare l'ordinanza cautelativa è un passo importante verso la realizzazione di una visione che metta al centro la sostenibilità e il benessere della comunità. Sono stati 3 in tutto i presidi degli agricoltori arrivati da tutta Italia per portare la protesta nella capitale nella giornata di giovedì. A guidare le manifestazioni principali gli agricoltori del CRA scesi in piazza senza sindacati. Oltre che per partecipare al raduno al Circo Massimo, sono giunti a Roma per consegnare una lettera aperta alla rappresentanza della Commissione europea. Gli agricoltori
in questo momento non decidono, non hanno potere contrattuale sui prezzi, non hanno potere contrattuale sulle scelte politiche che vengono calate dall'alto. Sulla lettera c'è una diffida proprio alla Commissione europea di entrare come entrano nelle istituzioni italiane. In 300 invece si sono presentati davanti al Campidoglio. Questo è un movimento spontaneo. La gente che è scesa nelle strade non lo ha fatto perché qualcuno glielo ha chiesto o glielo ha ordinato, ma semplicemente perché è con le spalle al muro. Nelle strade in questi giorni fra i trattori c'è una generazione intera di nuovi agricoltori, allevatori, insieme a tanti altri, che rivendicano una cosa: il diritto al futuro. Perché non siamo da altre parti? Perché non ci convince l'idea, anzi non la condividiamo, l'idea che oggi bisogna chiedere le dimissioni del governo. Nel pomeriggio a sfilare sono stati i trattori insieme ad oltre 1500 persone. Spero che si possa ottenere qualche cosa dal governo, qualche dialogo, diciamo, governo-agricoltori, altrimenti continueremo la protesta a oltranza. Gli agricoltori dunque continuano a protestare, lo hanno fatto per un'intera giornata giovedì, questo perché il movimento è profondamente diviso al suo interno. Una parte infatti si dice soddisfatta per l'aver aperto un dialogo con il governo, l'altra parte invece vuole continuare a manifestare perché sostengono che le risposte dell'esecutivo non siano soddisfacenti. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Volodymyr Zelensky è volato a Parigi e Berlino per sollecitare una maggiore assistenza militare e per firmare accordi bilaterali di sicurezza. In agenda anche l'intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Sul campo in Ucraina il momento è critico. La città orientale di Avdiivka sta per cadere in mano russa, come dichiarato anche dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. I want to share a few words about the battlefield situation in Ukraine, where the fighting is incredibly intense in the east, particularly in a city called Avdiivka. It's a city that we've talked about several times before. Unfortunately, we're getting reports from the Ukrainians that the situation is critical, with the Russians continuing to press Ukrainian positions every single day. Avdiivka is at risk of falling into Russian control. La città orientale di Avdiivka è vista come una porta d'accesso alla vicina Donetsk, conquistata dai combattenti filorussi nel 2014 e successivamente annessa da Mosca. Kiev ha inviato ad Avdiivka la terza brigata d'assalto. NATO Secretary General Jens Stoltenberg stated that NATO does not see any immediate threat of military attacks on a NATO member, but noted that there is a constant risk of hybrid attacks. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. In its latest assessment, the US-based think tank says the Kremlin is conducting information operations against Moldova very similar to those that the Kremlin used before its invasions of Ukraine in 2014 and 2022, likely to set conditions to justify possible future Russian escalation against Moldova. Although the timing of a possible Russian hybrid operation there is unclear, the Kremlin is setting informational conditions to make it possible soon. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the Russian military's ongoing restructuring and expansion effort aims to intensify Russian military's posturing against Finland and the wider NATO alliance. The VLA reported that the Russian military is forming the Leningrad Military District and Moscow Military District in order to posture against Finland and NATO, while also attempting to, quote, partially strengthen its unit in the Baltic region. The VLA's assessment is consistent with the Institute for the Study of War's assessment that Russia may be arranging military assets in a way to posture along the border with NATO members in the mid to long term. The Estonian Foreign Intelligence Service says the likelihood of a direct military attack against Estonia remains low this year, but the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression.
L'esercito israeliano sta cercando i corpi di alcuni ostaggi nell'ospedale Nasser di Khan Yunis. L'ospedale è stato in parte evacuato, poi bombardato e infine i soldati vi hanno fatto irruzione. Il direttore ha definito la situazione catastrofica per i pazienti. طولنا من الساعة 3 للساعة 6 قبل ما رقت وانا واقف مش قادر اقف ولا امشي واللي بدهم اياه بياخذوه اللي بدهم اياه بشلحوهم جوا وبطبوا فيهم ضرب بعذبوهم. Dentro il Nasser i militari hanno arrestato tre miliziani, secondo cui vi sono i cadaveri di alcuni rapiti del 7 ottobre. If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the hospital in the first place. Hamas started this war, Israel will end this war. Secondo media americani, l'Egitto sta costruendo dei campi per i profughi di Gaza. Il presidente USA Joe Biden, tuttavia, ha diffidato di nuovo giovedì il premier israeliano Netanyahu dall'attaccare Rafah, dove si trova circa 1,5 milioni di palestinesi. L'economia dell'Unione Europea comincia il 2024 con il freno tirato. La Commissione ha rivisto a ribasso le previsioni di crescita del blocco. Il PIL dei paesi europei continua a risentire della lunga guerra russo-ucraina, a cui si è aggiunto il conflitto in Medio Oriente. Pesano, seppur non in modo significativo, le interruzioni negli scambi commerciali causate dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e i rischi climatici, con gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, rimangono una minaccia. Unico segnale positivo l'inflazione, che dovrebbe diminuire più del previsto. Growth in the EU and the euro area is now estimated at 0.5% in 23, marginally below our autumn projections. For 24, GDP growth is estimated at 0.9, which is 0.4 lower than projected in autumn. In 25, the EU economy is forecast to expand by 1.7, unchanged from the previous forecast. For the euro area, we project growth at 0.8 this year and 1.5 in 25. L'analista principale dell'Istituto Bruegel di Bruxelles sottolinea che almeno il calo significativo dei prezzi dell'energia alleggerisce il costo della vita nel quotidiano. Since the European economy is a net importer of energy, it implies that it's very sensitive and vulnerable also to possible energy price changes. But the good news is that all three main types of energy, petroleum, gas and electricity, the prices went back to values where before the start of the war, and also forecast and market expectations suggest that these energy prices will remain low. La Commissione europea sottolinea che man mano che l'inflazione continuerà a scendere, i salari reali aumenteranno e con ciò aumenteranno anche i consumi. Le previsioni indicano che il commercio con i partner stranieri si normalizzerà dopo la scarsa performance dello scorso anno. Il 19 febbraio si terrà al Parlamento polacco una riunione della Commissione che indaga sulle presunte intercettazioni illegali operate grazie al software israeliano Pegasus. La sorveglianza sarebbe stata messa in campo dal precedente esecutivo che faceva capo all'allora partito di maggioranza, Diritto e Giustizia. Również pozyskiwanie danych na temat operacji, których dokonywałem swoją kartą kredytową, jeżeli chodzi o usługi hotelowe i również niedoszła prowokacja. Grazie alle rivelazioni di un informatore, Kramek ha potuto presentare la sua denuncia. A difenderlo è un avvocato che rappresenta anche altre presunte vittime di intercettazioni illegali. To są prawa, których nie można pozbawić. Jedynym takim konstytucyjnym ograniczeniem jest inwigilacja za zgodą sądu, która ma ściśle określone zasady w określonych momentach i tylko do konkretnych spraw. To, co jest materiałem spoza tych spraw, ma być niszczone. Państwo nie ma prawa kontrolować obywateli, być strażnikiem ich moralności. Uderzono tak naprawdę w konstytucję.